di evitarle di specchiarsi, di vedere come si stava riducendo. Evitai anche che le poche persone che ancora ci frequentavano, dopo tutte le cattiverie che avevano detto su Norberto, la vedessero ridotta così. L'ha chiusa in quella stanza. L'ha chiusa in quella stanza, così. E c'è la finestra bloccata dall'interno perché non entri mai la luce. Sorella. Il giudice ci ha felicemente permesso di entrare in quella casa di Acriver, dalla quale sembra sia partita l'ultima telefonata. Ah, ed era vero che nessun sigillo era stato rimosso? Ma sembra di no, sembra che fosse stata lasciata aperta una porta del retro che dà su un garage. E sul sistema telefonico di chiamata cosa vi hanno comunicato? Questi dati, che per me sono arabo. Un normalissimo 354, un telefono tradizionale come quelli di casa. Una semplicissima segreteria telefonica. C'è però la possibilità di connessione con un secondo sistema, se ci sono due derivazioni S20. Volete farmi capire qualcosa? Il telefono è normale, ma c'è una possibilità prevista per un collegamento di una macchina. Quindi non è nemmeno da escludere l'ipotesi che uno sia entrato furtivamente e abbia collegato un registratore al telefono. Comunque dal riascolto del nastro emerge un dato inconfutabile. E cioè? Che la voce di quel tale che dice di essere Giacomo Fiorenza non è una voce registrata. Se lo è stata registrata diverse volte. Hai collegato tutto, Russo? Sì, certo. Grazie. Prego. Ecco, noi qui abbiamo raffrontato la frase. Mamma, ti sto chiamando da St. Louis, ti sto chiedendo come stai. Questa frase, con le stesse parole, nello stesso ordine, è stata pronunciata due volte nella prima telefonata e una durante la seconda. Quella linea rappresenta la durata e la dinamica di come è stata detta la frase la prima volta. Eccola invece la seconda volta. Vede le differenze. La seconda è più breve e la terza versione dà ancora una risoluzione grafica diversa. Mamma, ti sto chiamando da St. Louis e ti sto chiedendo come stai. Quindi non è una voce preregistrata? Probabilmente no. Il del polso è praticamente inesistente. Poi ci sono i polmoni pieni di catarro, io non lo so. Ho misurato anche la temperatura, ma purtroppo è elevatissima. L'ho fatta con iniezione per rinforzare un po' il cuore, ma non è che... Non ce la farà a passare la notte? Ma non lo so, questo non si può dire. Soltanto che, mi ha detto Silvia, ha avuto anche due interventi, insomma. Sì, l'hanno considerata terminale e l'hanno mandata a casa a morire. Quanto ti devo? No, figurati, ma scherzi. Ciao. Cosa fai? Resti qua tutta la notte? Per forza. Vuoi che rimanga con te? No, è meglio no. Ciao. Thank you.
Sei stato lì tutta la notte, Stefano. Sono ancora viva. Ha avuto una febbre altissima per tutta la notte. Adesso si è abbassata, però. Non sono stati topi a rompere lo spago che teneva legato ai giornali. E come lo sai? Era intatto. Forse qualcuno cercava qualcosa. Perché tutti quei necrologi evidenziati con il blu? Perché le stesse date? Quando si diventa vecchi, ci si interessa sempre più alla morte. Perché è lei che si occupa sempre più di noi. Sapere che anche altri muoiono ti fa meno paura. Lei lo sa che non è così. In questa casa per oltre 30 anni c'è stato qualcuno che ha evidenziato quei necrologi, nei quali c'è un rapporto tra la data di nascita e quella di morte. Un rapporto che ancora io non sono riuscito a capire. Perché... Era un giochetto segreto di Maria. Era lei che lo conosceva e che chiamava i giorni e i mesi con nomi misteriosi. Aveva cominciato quando ancora c'era Norberto. Ma qualcuno poi l'ha continuato? Fu quando si ammalò, per distrarla dalla sua grande sofferenza. Facevo quei calcoli strani. E pareva che lei soffrisse meno. Questa notte sembra che non voglia chiamare. È in ritardo più di mezz'ora rispetto al solito. Ma questa è la prova che chi telefonava lo faceva da quella casa. Penso che adesso l'Interpol un po' di problemi gli stia creando, no? Dovremmo farci inviare un elenco di tutti gli iscritti di quell'associazione. Se non riceviamo più le sue telefonate, l'unica possibilità che abbiamo per cercare di scoprirlo è indagando tra loro. Abbiamo già richiesto, ma pare sia molto difficile. Sembra sia una sorta di setta, con gerarchie, qualcosa con aspetti da società segreta. Quello ha capito che lo teniamo sotto tiro. Temo di sì. Bene. Io allora accompagno il dottor Pagani a casa. D'accordo. No, l'architetto di Fiorenza ha momentaneamente cambiato numero. Sì, glielo do. Dottore, è arrivata. Andiamo. Va bene, siamo pronti. Dravanti, passiamolo sull'altra linea. Mamma, sono Giacomo, come stai? Tu non sei Giacomo Fiorenza? Mamma, ti sto chiamando da St. Louis, ti sto chiedendo come stai. Tu non sei Giacomo Fiorenza e non vuoi dirci realmente chi sei. Io sono Giacomo Fiorenza, io sono Giacomo Fiorenza, io sono Giacomo Fiorenza. È la prima volta che risponde in modo conseguenziale a una domanda. Bene. E allora vuoi dirci da dove stai telefonando adesso? Sto chiamando dallo stesso posto. Nella casa di Elk River non c'è nessuno. Gli agenti dell'Interpol sono lì, ma la linea telefonica risulta...